Buongiorno raga, lunedì 2 dicembre iniziamo questo nuovo weekly vlog da Piazza Dante perché oggi andiamo a registrare contenuti. Per montare la fotocamera, quindi mi cerco un angolo. Ora non lo so cosa stanno girando, sicuramente qualcosa di importante. Sono io molto leggera che sto facendo riprese a caso, la gente a caso. Alla fine stavano facendo un sondaggio per sapere la gente cosa preferisse tra l'albero di Natale e il presepe. Per la qualità più bassa, ma non riesco a girare il telefono, ho troppa roba in mano. Io sto facendo pure un po' di riprese. Il problema principale è che non c'è il sole, cioè dove non c'è sole le riprese vengono piatte e non mi piacciono, sono brutte. Ho scoperto un nuovo modo per usare la fotocamera di dietro usando una sola mano, quindi molto bene. Ridendo e scherzando sono arrivato a Piazza Plebiscito mentre registravo, molto bene. Comunque è arrivato il momento della tappa tattica nel bagno di Palazzo Reale e dopo si continua. Poi questo sarebbe anche un bellissimo scorcio, magari un po' più là per fare dei video, però ovviamente c'è il palco e quindi niente. Comunque vivo più a Palazzo Reale che a casa mia, cioè prima o poi mi daranno una stanza, ne sono convinta. Ok, tappa tattica nel bagno fatta, adesso andiamo a vedere se la fontana sta aperta, che faccio qualche ripresa pure là e poi usciamo di là e ci andiamo sul lungomare. Ok, sì, finestra aperta. E anche oggi qualche ripresa tattica alla finestra l'abbiamo fatta, possiamo proseguire. Anche perché si è fatta l'una e io ho una certa fame adesso. Appena messo il simbolino ho scoperto che il palco qui è per la finale di X Factor. E io che pensavo che l'avessero preparato per il concerto di Capodanno. Poi in un modo o nell'altro i miei pranzi sono sempre con vista, cioè guardate qua. Vabbè, finisco di mangiare e proseguiamo, va. Ok, si prosegue verso il lungomare. Ho fatto un po' di roba, ma ho sempre le mani occupate. Appena superato Castel dell'Ovo, sempre facendo riprese. Adesso ce ne andiamo per la scorciatoia di Via Chiaia. Ok, appena superato la colonna spezzata che vedete alle mie spalle forse, e andiamo. Che poi io oggi sono qui per fare un'altra cosa oltre che per fare riprese, infatti un colloquio di lavoro nella zona di Piazza Municipio presso una banca. Ovviamente dopo vi racconto anche questa. Riposo un po' alla banca e poi ci avviamo. Sto andando a fare il colloquio, ci aggiorniamo dopo appena trovo la sede. Ok raga, eccomi qua. Praticamente vi spiego un attimo in cosa consisteva questo lavoro. In pratica era un'agenzia assicurativa, non una banca. Mi sono confusa prima, lasciate stare, sono fusa ultimamente. E niente, ho fatto il colloquio appena sono salita. In realtà c'era un altro ragazzo prima di me, quindi ho dovuto aspettare e anziché entrare alle 4 meno un quarto sono entrata alle 4. Vabbè, comunque mi siedo, parlo un po' di me, delle solite cose, che cos'è questo animale, vabbè, parlo un po' delle solite cose e mi dice che c'è un'agenzia loro anche qui dove abito io, vicino a casa mia. Quindi ovviamente gli dico di mandare la candidatura lì in modo che è anche più facile arrivarci. Detto questo, il colloquio procede e mi dice che devo aprire partita IVA, quando sull'annuncio non c'era scritto, altrimenti io la candidatura non l'avrei proprio mandata. E qui niente, un altro buco nell'acqua. Molto bene. Buongiorno raga, martedì 3 dicembre, come ogni martedì che si rispetta ci facciamo il nostro solito giro nel mercato. Questa mattina niente fiorelli e niente acquisti particolari da fare. Ovviamente c'era tantissima gente perché ci stiamo avvicinando al periodo natalizio e quindi tutti ne approfittano per comprare pensierini, per comprare carte da regalo, per comprare qualsiasi cosa. Infatti noi ci guardiamo sempre intorno per scovare le offerte. Non è che abbiamo trovato chissà che cosa, infatti abbiamo preso solo alcune cose di detersivi, alcune cose natalizie carine e niente, poi ce ne siamo ritornate a casa. E da quando sono tornata mi sono messa a lavorare a questo video, quindi questo ho fatto finora, però adesso abbiamo da scaricare tutte le clip che ho registrato ieri sull'hard disk nuovo in modo da liberare la memoria della fotocamera e poi poterle utilizzare per fare i vari contenuti verticali. Ok, andiamo a prendere il tutto. Abbiamo bisogno della camera perché c'è la scheda SD inserita. Quindi appoggiamo un attimo qua. Poi mi serve l'hard disk col suo cavo perché altrimenti non posso passare file. E infine qua dentro ci sta la chiavetta che utilizzerò, il lettore di schede, ecco. Ok, pigliamo pure il lettore di schede così siamo al completo e possiamo passare il tutto
Eccolo qua. Mini, mini, mini. Perché qua le cose si prendono più piccole possibili. Vabbè che in realtà è molto comodo perché ha anche l'ingresso USB-C se casomai voglio passare le cose sul telefono anziché passarle sul computer in casi estremi, insomma. Bene, raga, sto passando il tutto, così poi si dividono nelle varie cartelle catalogate e se ne parla un altro giorno per usarle. Andiamo all'alberello. E apriamo il nuovo spelacchio. Si accettano scommesse? Forse per dopo domani ce la facciamo. Dai, dai. Ok. Questo è come sta venendo spelacchio fino a mondo. Non ho capito questo. Vabbè, momento lucino. Raga, lo sappiamo che per tradizione l'albero va fatto l'8 dicembre, però non ci siamo l'8 dicembre, cioè almeno io non ci sono e i miei probabilmente escono, quindi l'abbiamo fatto un po' prima, tanto ormai la gente li fa anche ad ottobre gli alberi. Detto questo, direi che ci vediamo direttamente domani. Buongiorno raga, mercoledì 4 dicembre. Non fate caso ai miei capelli che sono orribili perché dopo me li taglio, ma quella è un'altra storia. Adesso mi metto al lavoro, guardo contenuti, faccio cose e intanto volevo ringraziarvi di tutto il supporto sui social verticali perché Instagram e TikTok stanno volando con il contenuto caricato ieri, quindi sono molto contenta. Comunque, l'obiettivo di oggi rimane quello di settare i microfoni al giusto volume audio in modo che quando li uso sono già pronti e non devo fare niente, non mi devo stare lì a preoccupare se si sente o non si sente, bla bla bla. Quindi adesso farò diverse prove. In questo momento ce li ho collegati all'iPhone, però in realtà la cosa che mi preme collegare e settare, eccetera, sono i livelli audio sulla fotocamera, quindi sulla Fujifilm. Anche perché l'altra volta, quando ho registrato il loro video unboxing, la seconda parte, erano collegati, ma erano troppo bassi di volume. Quindi devo capire se bisogna alzare il volume della macchina o il volume dei microfoni. In questo caso i microfoni sono settati su medio e ho anche scaricato la loro applicazione sullo smartphone in modo da poter controllare vari livelli audio in qualsiasi momento. In questo momento, ad esempio, ho attivato la riduzione del rumore e l'ho messa su strong. In realtà non c'è rumore, quindi sarebbe inutile attivarla. Forse la mia voce è anche un po' ovattata, strana, non lo so, però sto facendo le prove, quindi venite con me a sentirla, insomma. Ok, no, scherzavo, in realtà si sente bene, quindi molto bene così. Adesso però facciamo la prova vera e propria con la camera, perché dall'iPhone dovrebbe essere tutto a posto, cioè si dovrebbe sentire abbastanza bene. Quindi non penso di avere problemi da quel lato. Poi ovviamente bisogna fare delle prove sul campo, per esempio a Via Toledo, per capire se bisogna attivare la riduzione del rumore strong oppure weak, eccetera, eccetera. Però diciamo per i livelli audio medio dovrebbe andare bene in queste situazioni. Allora, raga, ho collegato il tutto e adesso sto facendo la prova audio. Infatti ho il microfono qua, in realtà sto registrando dalla camera e voi dall'iPhone state sentendo il microfono dell'iPhone. È un casino, però questo dovrebbe essere il mio tono di voce attuale quando parlo nei video. Quindi sto facendo una prova quanto più veritiera possibile. Poi magari passo questa clip sul computer e capisco se sono i livelli audio corretti. Ovviamente anche lì la riduzione del rumore e tutto il resto poi si fa quando ce n'è bisogno. Ok, allora ho alzato i livelli audio dalla camera, tipo di 10 decibel, però ho lasciato invariati quelli del microfono che continuano a registrare su medio. Quindi adesso non lo so come si sente. Nel dubbio adesso passo la clip che ho registrato sul computer insieme a queste altre clip che ho registrato dall'iPhone, inizio ad editare il tutto e vedo come si sente. Voi intanto fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi sentite bene oppure se preferireste che io vada ad alzare comunque i livelli audio. Teoricamente le clip dall'iPhone dovrebbero essere a posto, quelle della camera non lo so. Adesso vedo, sperimento e vi faccio sapere. Quindi ci aggiorniamo direttamente più tardi quando ho capito. Allora, raga, appena ricontrollato le clip, si sentono benissimo quelle registrate dall'iPhone con il microfono, infatti è stereo, tutto a posto, mentre quello della camera il volume è giusto ed è in stereo, però si sente di meno nel lato sinistro, quindi non so se ho mosso qualcosa sulla camera non volendo oppure se si sono sfanculati i microfoni, non ne ho idea.
Spero di no, controllerò meglio più tardi perché adesso tutte le batterie della camera a zero, quindi non posso fare niente. Ebbene, raga, come vi avevo anticipato stamattina, mi sono tagliata i capelli. Ho fatto un taglio molto semplice, pari, e questo è il risultato. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Buonasera raga, giovedì 5 dicembre, attualmente sono le 4 e un quarto del pomeriggio e ho appena iniziato questo video perché praticamente stamattina ho passato la mattinata a risolvere questioni e a formattare il computer perché Windows Defender, quindi l'antivirus, ha deciso di non funzionare, quindi ho dovuto formattare tutto, reinstallare le applicazioni che mi servono per lavorare, per fare video e per fare cose. E niente, ho risolto almeno così il problema perché avevo provato altre cose ma non hanno funzionato. Detto questo, fra una mezz'oretta usciamo, quindi vi porto con me e con mia mamma che andiamo a fare delle commissioni. Abbiamo attivato la modalità pinguino. Brr. Alla ricerca delle spugne per le piante. Trovato, era questo quello che cercavamo. No, vabbè, ma sono bellissime queste tazze, raga. Ok, giro dal cinese è finito, andiamo a pagare. Cioccolatina calda fattica. E niente, raga, poi siamo andati a vedere i regali di Natale, ma ovviamente non vi ho potuto fare nessuna clip perché altrimenti sarebbero spoiler perché mi seguono tutti quanti, guardano i vlog e quindi giustamente non posso farvi vedere che cosa ho comprato e neanche dove l'ho comprato. Detto questo, direi che ci vediamo direttamente domani. Buonasera, raga, venerdì 6 dicembre. Mi scuso se sentite il rumore in sottofondo, ma le ventole del mio computer hanno deciso di partire all'impazzata, quindi molto bene. E detto questo, sto guardando contenuti da un paio d'ore e ho fatto anche altro nel frattempo, ho sistemato un paio di cose perché ieri ho dovuto formattare il computer, non mi ricordo se ve l'avevo detto, e tra poco mi sa che usciremo, quindi vi porto con me e vi racconterò il resto della serata. E anche oggi siamo venuti da Action. Oggi da Action in realtà dovevamo comprare un paio di cosette, infatti ci stavamo guardando bene intorno proprio per trovare tutte queste cose che dovevamo comprare e abbiamo deciso di comprare anche dei bicchieri che poi magari vi farò vedere o forse no, comunque abbiamo preso dei bicchieri perché ci servivano e abbiamo completato tutto il giro del negozio, insomma. Guarda, padre e figlio, come guardano i giochini. Stanno proprio divertendo a guardare i giochini, uovo. Ho trovato la friggitrice d'aria giocattolo. Sto volando. Abbiamo preso poi anche una confezione di pile perché non sono mai abbastanza, soprattutto nel periodo natalizio, e poi siamo andati a pagare e siamo ritornati verso casa. Buongiorno raga, sabato 7 dicembre, come ogni sabato che si rispetti io e mia mamma stiamo per uscire, quindi ci rivediamo direttamente in quel di Via Toledo. Ci addentriamo nel vivo del mercato della pina secca. Anche oggi la missione era quella di completare i regali di Natale, quindi molte cose ovviamente non ve le ho potute far vedere. Tra l'altro per il periodo di Natale di solito si mettono tutte queste bancarelle nelle varie piazze slash zone grandi della città, quindi se siete curiosi e volete vedere cose un pochino anche diverse potete passare in questi mercati e dare un'occhiata, insomma, a vedere se c'è qualcosa che vi aggrada o che vi serve. Ora ci dirigiamo a mangiare. Una volta pranzato siamo ritornati all'attacco su Via Toledo per guardare tutto il resto dei negozi che ancora non avevamo visto e per dirigerci verso la nostra tappa fissa, ovvero il lungomare, ma questa volta in modo diverso. Siamo infatti passate per Borgo Santa Lucia per fare una veloce tappa in un supermercato per prendere alcuni stuzzichini. Dopo aver visto un po' di cose belle, ovviamente abbiamo fatto il nostro aperitivo low cost. Siamo poi risalite a Piazza Plebiscito e abbiamo fatto il giro inverso, ovviamente, e siamo andate a prendere Pullman come nostro solito. Pullman che abbiamo aspettato per un po' di tempo, però poi è passato, ci siamo anche sedute ed era abbastanza vuoto. Si ritorna a casa.
Buongiorno raga, domenica 8 dicembre, oggi è l'Immacolata, io non dovrei essere a casa, ma quello è un altro dettaglio, sono saltati i piani. Comunque ho da lavorare, infatti devo editare tutte le clip degli scorsi giorni di questo weekly, quindi vi lascio al timelapse. Ok, video editato, adesso direi che possiamo uscire. Abbiamo un po' di cose da fare stamattina, tra cui andare al cimitero, passare da Globo e vi faccio vedere tutto. Insomma, andiamo. Fine. Abbiamo cambiato idea, siamo venuti al Multibit a prendere un caffè qua sotto e siamo appena tornati dal cimitero. Abbiamo dovuto cambiare zona, quindi andiamo dall'altro lato perché sai io sono. Stupendo. Oh, l'obiettivo di oggi. Ok raga, piccolo aggiornamento delle 4 meno un quarto, sto guardando un po' di contenuti, siamo tornati a casa, abbiamo pranzato e tutto, quindi ho risparmiato di farvi vedere il tutto. Io in realtà non so che cosa voi vedrete ulteriormente dopo questa clip, anche perché essendo oggi l'Immacolata andiamo da mia nonna che è il suo onomastico a darle gli auguri e portarle un pensierino, quindi non so se vi riprendo qualcosa. Quindi niente, se vi riprendo qualcosa lo vedrete, altrimenti ci rivediamo nel prossimo vlog. Vedremo.